Ben ritrovati con Azzurra Sport. In apertura di questa edizione parleremo dell'Ultra Trail del Lago d'Orta che scatterà sabato mattina alle 5. Un appuntamento importante da record quest'anno. Allora, tutti i particolari nel servizio di Vincenzo Amato. Ultra Trail del Lago d'Orta, questa è la sesta edizione, la terza che parte e arriva a Domegna. Una edizione davvero più spettacolare degli altri anni perché sembra che si riesca sempre a inventare qualche cosa di nuovo in termini di bellezza, di impegno e perché non dirlo anche di fatica per gli atleti. Beh, quali sono le novità di questa edizione? Ma a livello di percorso in linea di massima rimane quello collaudato oramai degli altri anni, quindi abbiamo le distanze da 90 km, da 57, da 34, da 15, quindi ce n'è per tutti i gusti, diciamo. A livello del giro lungo non cambia molto, solo alcuni accorgimenti su parti del tracciato che avevamo notato, magari potevano essere pericolosi per gli atleti, sono state modificate, ma in linea di massima il percorso rimane quello perché è stato già apprezzato nel corso di questi anni dagli atleti, è un percorso impegnativo, difficile. Sicuramente mette alla dura prova i concorrenti, specialmente della 90 km, proprio da un punto di vista fisico. È uno sforzo notevole, specialmente la prima parte della gara è una parte molto molto impegnativa, quindi. Ricordiamo che lo scorso anno hanno trovato anche la neve, ecco, tanto per non farci mancare nulla. Quest'anno è un'edizione record perché abbiamo un numero altissimo di iscritti e proveniente da tanti paesi. Sì, quest'anno abbiamo veramente aumentato gli iscritti. L'anno scorso avevamo chiuso con 1.100, compresi quelli del Nordic Walking, quest'anno siamo praticamente arrivati a 1.500 iscritti solo sulle distanze di corsa, quindi avremo ancora gli iscritti poi per il Nordic Walking che potranno farlo giornalmente, il giorno di sabato, direttamente al tendone. Abbiamo il 30% di stranieri, questo sì, quest'anno abbiamo aggiunto paesi come Cina, Guatemala e Singapore, quindi siamo veramente diventati internazionali. Vogliamo ricordare un po' anche gli orari, perché la partenza è all'alba, anche all'alba, prima dell'alba, ancora buio. Sì, la partenza praticamente avviene al sabato mattina alle 5 per la gara da 90 km, mentre poi seguiranno al sabato mattina 57, 34 e 15 km, rispettivamente 9:30, 10 e 10:30, a seguito il Nordic Walking. Ora invece parliamo di calcio con i campionati CSI, come ogni mercoledì il punto di Daniele Piovera rispetto agli appuntamenti del weekend appena trascorso. Nella calcio a 11 il girone è ormai diviso in due, prime 4 in fuga, le altre nelle retrovie. Tutto facile per GS Fondotoce, Antrona e Montebuglio. Le prime due hanno superato con lo stesso risultato 4-0 il CSI Bavino ed il Brilla Bar, mentre i cusiani hanno mandato al tappeto 5-1 il Cesar 83. Questo terzetto guida la classifica quota 10, a meno 2 i detentori dello Sporting Acoca che hanno invece avuto più difficoltà per battere 2-1 il Verbania Olimpia. Nel girone A del calcio a 7 gioca questa sera il Barisotta, che può continuare la sua marcia solitaria battendo la Robaducia. Non fa sconti il Divin Porcello, che ha strappato con le unghie e con i denti 1-0 la vittoria sul campo del Masera United. Sugli altri campi, disco verde per Pallanzeno, Bari Rene e Lokomotiv Domo. Nel girone B continua il grande equilibrio, con tante squadre racchiuse in un fazzoletto. Vincono e rimangono in vetta Ercolaneo Miselle 3-0 con la Noga, Vanzone 6-3 alle Zampine Orna e Pizzeria della Posta 6-3 contro il Real Migianda. Nel raggruppamento C a menare le danze è il Garbori, che ha liquidato 8-2 il Nebbiuno e guida con 12 punti. A meno 3 Quarna, Poker al Bar Bavara Mediadomus e Cordigliera Andina 9-0 allo Stresa e potenzialmente anch'essa prima, visto che ha già riposato. Il Luzzogno è già in fuga nel D, 3-1 al Cutrone Istintori e più 4 sul Paruzzarello, fermato sul 3-3 dal Cambiasca. A meno 5 Massino Visconti, 2-2 con il Rohr Café e con turno di riposo già effettuato. Nel girone E il Genius Bar Trafiume si libera della compagnia della Jambalaya Café. Vittoria 13-1 con il Real Mydrink, con avversaria più vicina ora il Porchis Trovaso, vittorioso proprio contro il Jambalaya. Nel girone F infine il Pesce d'Oro batte facilmente il Sant'Anna, mentre Ales Bar è la sorpresa, 3-2 in trasferta con la Floricoltura Saletti del Big Match e primato confermato.
Chiudiamo il quadro del calcio con il torneo a 5. Nelle due partite giocate, sorrisi per i bravi ragazzi e per lo Street Bar, ma la partita più importante si gioca questa sera. Vale infatti il primo posto, la sfida tra Divin Porcello e Gravity Premia. Cena conviviale per il Panathlon Mottarone ieri sera, un appuntamento importante con ospiti eccellenti e che è servito per rispolverare quelli che sono i valori che stanno alla base dello sport. Sentiamo Vincenzo Amato. Si vuole dare nuovo impulso al Panathlon, lo sport, l'Olimpiade ce l'ha dimostrato, quando è fatto bene è veramente essenziale, è al centro di tutte le attenzioni e i valori che ne ricaviamo sono veramente fondamentali, quindi noi siamo su quella scia, stiamo andando in quella direzione, vogliamo l'affermazione dello sport, questa è la nostra mission e quindi il piacere di avere qua con noi stasera il governatore che rinsalda questi valori, ce li comunica, e è veramente interessante per noi e importante. E cosa vuol dire essere panatleti oggi? Per essere soci del Panathlon bisogna aver fatto sport a tutti i livelli, dal campione del mondo all'olimpionico, ma anche chi l'ha fatto anche senza risultati ma con delle idee chiare su cosa significa lo sport pulito. Cioè il nostro servizio, che come altri service, il Rotary, il Lions e anche a livello femminile facciamo in tutto il mondo, noi lo facciamo esclusivamente per gli sportivi, di numero siamo di meno, però comunque l'obiettivo per tutti noi è quello di garantire che i ragazzi si avvicinino ad una specialità sportiva con il giusto insegnamento, quindi no rispetto delle regole, quindi no al doping, no al razzismo, rispetto degli avversari, no alle scommesse. Ecco, questo diciamo è l'obiettivo che noi ci prefiggiamo. Ed ora classico appuntamento del mercoledì con le azioni più belle del campionato di Lega 2 di basket. Vediamo. Tassinari con la magia. Ancora Mancinelli, versione assist man per Justin Knox. Poi Spisso che va a mettere la mano su Giacchetti, il dribbling straordinario su Corbett e poi la schiacciata di Kenny Lawson. La difesa si va ancora per il recupero da Ancelotti che poi dopo trova un'autostrada. Dall'altra parte Reynolds come un esterno cerca di subire fallo di sfondamento. Castelli, poi Reynolds affonda la schiacciata a due mani. Ancora una palla recuperata dalla Bondi, Roderick layup per Bowers. Crocker, palla tenuta, prova Blacksy, alza la parabola, segna! Wayne Blacksy da due secondi! La palla che in Trieste fa girare la sfera, Baldasso per Parks! Al volo l'alley-oop di Baldasso per Parks! Sorrentino poi tra indirittura da Pinto, da tre punti, da fermo non va. Okoye! Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto? 10 secondi per il tiro adesso. E c'è la rubata clamorosa con la fondata. Pazzesca azione finale, Anna. Mamma mia, poi ha fatto una schiacciata che se non va questa nelle migliori 5 azioni della Lega di settimana non so cosa possa andare. Assolutamente sì. Su queste immagini ci lasciamo, però prima vi ricordo che tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi, come sempre vi lascio i programmi della rete, buon proseguimento.